Vogliamo cominciare, buonasera, benvenuti e benvenuti, grazie di essere qui. Siamo qui per la presentazione del catalogo della mostra di Chiara Passa, che esce, diciamo, con un corredo fotografico che fa onore agli studenti che hanno partecipato, perché c'è tutta una documentazione fotografica del processo di allestimento di questa mostra, e quindi è il motivo per cui esce, diciamo, più abbastanza in là nello sviluppo della mostra. E io, oltre a darvi il benvenuto a nome del Museo Laboratorio e mio personale, faccio una sola considerazione in rapporto alla mostra, che è l'aspetto che più mi ha affascinato nella concezione prima e poi nella realizzazione, cioè l'idea che, prendendo come problema, come interrogativo, lo spazio della mostra, e quindi partendo da, come dire, quello che è una realtà fisica molto determinata, qual è quella di uno spazio qualsiasi, Chiara sia qui intervenuta e lo abbia, da un certo punto di vista, affermato questo spazio, sottolineato in quelli che sono certi suoi aspetti, e poi anche smentito, nel senso che si aprono dentro questo spazio delle finestre, degli spazi virtuali che ne illuminano delle dimensioni immaginarie, che è quello poi che la mostra contiene in senso generale di più coinvolgente dal mio punto di vista. Quindi, diciamo, io sono molto contento di aver ospitato e di continuare a ospitare ancora per un paio di giorni questa mostra. Mi spiace che la dobbiamo mandare, però facciamo un'extension. E niente, cedo la parola a Elena Giulia Rossi, che è una delle due curatrici della mostra, con Antonello Tolle, che non può essere qui, e manda i suoi saluti. Sentiamo una introduzione. Allora, intanto siamo molto felici, perché questo poi è l'arrivo di un percorso anche abbastanza lungo, ed è anche la congiunzione di interessi per il lavoro di Chiara, di provenienza diversi, quello mio e di Antonello, che si sono intrecciati. E lo spazio è uno spazio, secondo me, era veramente perfetto per il lavoro di Chiara, dove Chiara si è potuta esprimere, diciamo, da tutte le angolazioni, e quindi, diciamo, senza formalità ringraziamo per l'apertura, perché ci vuole anche una certa elasticità per poter ospitare una mostra simile, piena anche di rischi, no? Con le tecnologie funzionanti e non funzionanti, però è stata anche la possibilità di vedere come il suo lavoro si esprime non solo attraverso una ricerca attentissima al virtuale, ma anche attraverso una ricerca proprio sulla materia e sulle varie configurazioni del virtuale, o come, appunto, per citare Antonello Tolle, che ha curato la mostra con noi, proprio materializzare l'immateriale in qualche modo, no? E il libro è ulteriormente un lavoro, diciamo, che complementa la mostra, ma che forse va anche oltre, e dico libro piuttosto che catalogo, perché contiene tra l'altro molte più cose rispetto al classico materiale della mostra, perché contiene anche appunti ripresi dal passato, e quindi il libro è proprio un percorso di tutta la ricerca di Chiara Passa dagli anni 90, quando queste sperimentazioni erano piuttosto obsolete, diciamo, soprattutto nei confronti del mondo, rispetto al mondo dell'arte contemporaneo. E in più, all'interno, i testi, che sono è un libro corale, e ci sono stati, appunto, interventi Antonella Sbrilli, Francesca Gallo, che abbiamo qui e che ringraziamo per aver scritto, per essere qui, e di Valentino Canticalà, lo stesso Antonello Tolle. Ognuno ha dato un'angolazione diversa,
e ha fatto sì che diventasse in qualche modo un libro che analizza tutte le diverse sfaccettature del lavoro di Chiara, che appunto non è solamente finalizzato isolato al virtuale, ma è molto di più. Allora, adesso presentiamo il libro con una sorta di conversazione, perché è anche un'occasione per vedere la mostra e per analizzare un lavoro che poi spesso non è così immediato, no? Cioè si addentra anche appunto in altre dimensioni, altri mondi, altre tecniche, quindi sarà soprattutto un dialogo e alla fine Chiara ci guiderà anche in mostra. Quindi dopo aver presentato il catalogo c'è la possibilità di vedere la mostra anche con le sue spiegazioni, quindi sono benvenuti commenti, domande, sarà una sorta di conversazione. E quindi io passo la parola alla professoressa Sbrilli. Se... Va bene, sì, pensavo magari lei poteva dire qualcosa sul titolo? Sì, no, prima dobbiamo cominciamo, iniziamo, entra qua dentro, certo. E trova questa. Iniziamo proprio dal titolo. Un'ottima idea. Il titolo mi è stato ispirato da due questioni fondamentali. La prima, come dicevo poco fa da Alessandro Alfieri, che ho sentito e non sentito, la prima è la Object Oriented Programming Language, che sono i linguaggi di programmazione visivi ad oggetti per creare praticamente app e widget, ed è un tipo di programmazione di cui mi servo e che utilizzo sempre per la creazione delle mie opere. E la seconda questione è la Object Oriented Ontology, questa corrente filosofica della metà degli anni 90, che vede e percepisce il non umano come animato da una propria, da un'intrinseca metafisica, per dirla facile, ecco questo. Quindi, quindi questa è la questione. Object Oriented Space infatti vuole essere visto come uno spazio unico, come un'unica grande operazione di realtà spaziale aumentata, dove all'interno sono collocati questa sorta di oggetti software, un po' qua e un po' là. Bene, ed è chi poi leggerà il libro, è quello di cui parla, ci parla Elena nel suo saggio, no? La spiegazione di questo termine, che è un termine che viene dalla programmazione software, quindi da chi costruisce degli spazi che noi vediamo come spazi, ma che in realtà sono codice, sono istruzioni di codice che poi come output diventano, no? Delle geometrie, dei luoghi, degli spazi. Con grande sintesi suggerire che ci sono diversi approcci con cui insomma muoversi dentro questa mostra e dentro la ricerca di Chiara. Uno è proprio questo sul software, no? Sul fatto che lei è un'artista che si è proprio rimboccata le maniche e ha cercato di capire come si può intervenire creativamente, piegare creativamente, no? Il linguaggio macchina, il linguaggio di programmazione, no? E questo la mette sulla onda lunga, no? Della digital art, della software art, no? Di tutto questo mondo che poi si è accresciuto dagli anni 90 in poi, espandendosi e captando tutti i nuovi dispositivi che nel frattempo venivano inventati, venivano messi sul mercato, sempre però lei con una idea, no? L'idea è quella, e qui viene l'altra dorsale della sua ricerca, di lavorare sull'architettura, sulla parete, sugli spazi, no? Che siano spazi in cui noi ci troviamo fisicamente o spazi che noi immaginiamo o che anche percepiamo di là di una soglia, di là di una parete, una superficie, e quindi l'idea che uno spazio non basta, no? Ma che noi ci muoviamo in tanti, come dentro una sorta di scatole cinesi una dentro l'altra, e partiamo dal mondo fisico e ci addentriamo in un mondo calcolato che si visualizza in un certo modo, che però ci riporta per qualche maniera anche al mondo fisico. E qui la terza dorsale del lavoro di Chiara, secondo me, che è quello sull'interfaccia. Ho letto nella sua biografia che lei si diploma nel 96, non sbaglio, nel 96, e in quell'anno Pierre Lévy scrive il rapporto al Consiglio d'Europa su che cos'è il virtuale, che cos'è il cyberspace, lui scrive in francese, ma insomma che cos'è lo spazio cibernetico, che allora era insomma una parola molto di moda, no? Ma che insomma ancora non era entrata così naturalmente nelle nostre vite come adesso
resto lo è, no? Molto di più. Quindi il 96 c'è quello. Poi nel 99 c'è un libro bellissimo che non è stato mai tradotto in italiano, di Stephen Johnson, La cultura dell'interfaccia, Interface Culture, molto bello, un affresco bellissimo in cui lui dice principalmente che tutta l'arte è un'interfaccia, il romanzo, il grande romanzo è un'interfaccia, la cattedrale è un'interfaccia, e la pittura, che cos'è più l'interfaccia della pittura? E infatti anche Elena cita giustamente De Pittura, di Leon Battista Alberti, ma tu stessa lo citi, e qui dentro non per caso si lavora sul muro, sull'affresco, su questa, si mettono vicine delle tecniche antiche da bottega, però facendole proprio, come dire, entrare in risonanza con il massimo invece dell'immaterialità, e anche in fondo dicendoci che tutta questa grande dicotomia materiale e immateriale non è così più importante, no? Reale, virtuale, no, tutto questo non è decisivo. Io cito sempre Paola Antonelli, la direttrice del Dipartimento Design del MoMA, che è italiana, milanese, ma lavora al MoMA, e lei fa un TED bellissimo che trovate in rete alcuni anni fa, in cui dice in realtà noi viviamo continuamente in questa mescolanza, in questa, lei lo dice proprio, minestrone, no? Che c'è tra reale, virtuale, fisico, non fisico, materiale, immateriale. E quindi, insomma, questo è molto interessante. E sono gli anni 90, vengono definiti anche come la golden age, no? Della ricerca sul software e sulla multimedialità, un momento molto vivace. C'è un designer giapponese, la famiglia, lui americano, John Maeda, che cito nel testo, e che proprio negli anni 90 fa degli esperimenti bellissimi su come il libro si trasforma in qualcosa che non è di carta, mantenendo le qualità che la carta ci ha dato, no? In tutti questi secoli, e però anche aggiungendo quello che la carta non ci può dare, cioè il sonoro, cioè il movimento, il passaggio del tempo, l'interazione, se non in un'esperienza interiore che ovviamente quella è bellissima e intoccabile. Quindi Maeda ancora, sono gli anni ovviamente degli esperimenti di Jeffrey Shaw, insomma tra che si laurea lei nel 96 e il 2000, no, succedono delle cose straordinarie, e la nostra Chiara si interroga proprio in modo molto ostinato, credo, no? Non ti distrai mai da questa ricerca, mai, mai, sempre che cos'è la geometria, che cos'è l'elemento architettonico, non c'è mai niente di narrativo. Io andavo cercando, guardavo, dico magari un paesaggio, un orizzonte, niente. Tanto c'è nato, sì, ma proprio, ecco, sì, e questo anche è, nella sua poetica, secondo me è un aspetto importante. Lei parla sempre di questi super place, di questi altrove digitale, no? Che non è solamente una bella sintagma, no? Ma è anche una vera cosa, perché uno va in un altrove, deve accettare questo patto finzionale di dire va bene, allora io mi metto davanti a questi visori, scomodo, a volte comodo, a volte scomodo. E infatti la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi avete detto di scrivere qualcosa è proprio questa idea che in fondo diventiamo, torniamo a essere i viandanti sul mare di nebbia del romanticismo che guardano verso l'orizzonte, no? Se non che è quello che Friedrich, o poi più avanti De Chirico, o poi più avanti ancora Paolini, o anche Giosetta, Fioroni, ci fanno vedere attraverso questi occhialetti, binocoli, è ancora un paesaggio, dove ci stanno ancora le nuvole che non sono fatte con i frattali, ma sono nuvole, qualunque cosa siano le nuvole. Bene. E invece attraverso la cardboard, questo visore che ci mette a disposizione Chiara, e qui ce ne sono dei bellissimi esempi, noi facciamo un'esperienza che è privata in qualche modo, no? Io la faccio io e la fa l'altro e non la possiamo comunicare, non la vediamo tutti insieme, questa è una differenza. Infatti io... Questa, volevo ritornare sul concetto di esperienza privata. Infatti già nel 2011, stavo raccontando a Elena poco fa, quando ho rilasciato un'intervista a Maura Lacking per Raison, ho parlato proprio del plusvalorem introdotto dal dispositivo mobile durante la fruizione di un'opera d'arte. E nel 2011 però mi riferivo alla Widget Art Gallery, però vale lo stesso.
per la realtà virtuale, dove dicevo proprio che lo spettatore ha questa doppia modalità di percepire l'opera in maniera privata, intimistica, però al contempo può essere circondato dalla folla. Uno è questo, poi la realtà virtuale sicuramente introduce una peculiarità molto importante per la fruizione dell'opera d'arte, perché come ho già detto dal 2015 ad oggi, lo spettatore non si limita più alla mera osservazione dell'opera stessa, ma può attraversare l'opera, penetrarla fino alle viscere, proprio fino al punto d'origine dell'opera stessa. Quindi lo spettatore viene cieco e ipervedente, cieco perché perde tutte le coordinate cartesiane con la realtà esistente, e ipervedente perché iperfluisce quest'opera completamente immerso a 360 gradi, secondo le sue intuizioni di dove sono collocati i corpi materiali sulla terra e attorno a noi. Quindi è un addestramento in un altro spazio. Sì. E proprio per questo io, insomma, vi ho dato all'inizio questi fogliettini, proprio perché anche mentre scrivevo e guardavamo insieme, riguardavamo questi video, ti mando il video preso da dentro il visore, sì, no? Sì, una sì, cosa, delle cose quasi, insomma, che anche quello è interessante tecnicamente, no? Da Jonathan Crary, una cosa che fa le tecniche dell'osservatore proiettato dentro un binocolo, e ho dato questi bigliettini in cui invito a scrivere con tre semplici parole, insomma, tre sole parole, la sensazione in quale spazio ci si trova, no? Ecco, guardando dentro i visori. Ne leggo solo alcuni, poi dopo magari li ritiriamo fuori. Leggo così, Prospettiva, nuovi mondi, spazio-tempo. Spazio, infinito e limite. Sono tutte parole utili, no? Spazio sicuramente, infinito perché c'è questa idea che non c'è una stanza, un confine. Limite però perché in realtà c'è la geometria è molto triangolo, almeno quelle cose che ho visto io sono molto... Crea la struttura, il design, la struttura che poi diventa la realtà, ciò che ti circonda. Ancora, colori, oggetti, campi di luce, profondità, movimento, colore, vedete come siamo sempre su, come possiamo dire, sono parole astratte, non sto dentro qualcosa che assomiglia a un paesaggio marino, sono come possiamo, componenti della programmazione e anche dell'antica arte del disegno geometrico. Infatti Antonello usa un termine molto bello, perché la chiama Chiara Passa entra in una intuizione geometrica, no? Quindi proprio un'immersione nella geometria, che non è un'immersione in uno spazio unico, ma un'immersione, ritorno sulla superficie, sempre in questa simultaneità di cose, no? E simultaneo è lo spazio, simultaneo è questa visione intima di cui parlavi e visione pubblica di cui parlavate voi, e simultanea anche, perché io ho sempre insistito su questo aspetto, è quasi metabolizzato in Chiara questa sperimentazione per i materiali, no? Sì, sì. E questa sua comunque formazione tradizionale che continua a far parte proprio della parte più sperimentale di lei che guarda la materia, e mi sembra che questo sia stato anche il tema sul quale si è interessata tanto anche Francesca, che ha scritto un testo bellissimo riportando anche tutto ciò che riguarda la formazione, no? La formazione in accademia in anni in cui di questi argomenti non se ne parlava, insomma. Quindi... Sì, questo è un aspetto che mi incuriosisce molto, e poi insomma, magari chiederò a Chiara di fare qualche così salto indietro personale. Devo dire che in effetti siamo stati colpiti forse tutti da questa dimensione liminare del lavoro di Chiara, che giustamente Antonella ha definito interfaccia, e che al di là dell'aspetto tecnico io vedo proprio come una situazione di entrare e uscire dal reale, e entrare e uscire anche dalla tradizione, anche dall'opera d'arte più tradizionale, appunto oggettuale. Un altro elemento che quindi appunto una ricerca attraverso gli strumenti del digitale, però non si colloca soltanto in uno spazio virtuale o dentro uno schermo, ma invece, come dire, aggredisce anche un pochettino lo spazio che noi viviamo. Un altro elemento
fortissimo appunto che è già emerso della ricerca di Chiara è questa dimensione puramente astratta, che effettivamente è anche un po' in controtendenza rispetto quantomeno a forse una dimensione della cosiddetta New Media Art che è più popolare, no? O che ha fatto insomma più che ha avuto maggiore successo, e in qualche modo quella di Chiara Passa mi sembra appunto molto rigorosa e anche una ricerca che si diciamo, colloca all'interno quasi appunto di un'indagine sul modo di vedere, sul modo di percepire, su come diciamo, costruiamo effettivamente sia il nostro spazio reale sia quello nuovo aperto dai oltre l'interfaccia digitale. Un'altra cosa appunto che mi ha, sempre questo rapporto appunto con la tradizione, che mi ha molto colpito è il discorso della pittura murale, che faceva appunto riferimento Antonella, perché lì forse diciamo esiste, a partire appunto dagli anni 70, un po' una ripresa di questa dimensione del muro, penso a Sogliulli, ma non solo, che si colloca dentro questa tradizione appunto della finestra albertiana, dello sfondamento delle figure barocche, eccetera, però viene letto tutto in chiave appunto, come dire, quasi pre-software in un certo senso. Sono quindi il progetto che genera un'opera anche in una maniera talvolta, penso gli ultimi, permutazionale, no? Quindi che può in qualche modo da una matrice può generare una serie di, diciamo, di forme diverse secondo la variazione. Avevo avuto modo di vedere uno dei lavori più interessanti secondo me di Chiara, che sono appunto i visori, ma non questi, quelli invece con quei fantastici interfaccia colorati, perché le sculture di Blex, esattamente, li avevi presentate, eccole lì, sì, lo cercavo prima, li avevi presentate già al festival al Mazzi, sì, al Media Festival, sì. E lì se non sbaglio c'era un rapporto, anche quello mi aveva molto incuriosito, con la pittura di Rocco, ricordo male? Quelli. Ok, quindi, no, dico quelli che avevi presentato anche al Media Festival, c'era qualcosa. Sì, 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 può essere quello rosso, sì, quello rosso, sì. Erano due video sculture lì, infatti avevo quella. E quindi diciamo questo rapporto appunto con la tradizione che in qualche modo è anche nella tua formazione, perché negli anni, come diceva Antonella Sbrilli, negli anni in cui tu ti sei formata effettivamente insomma nelle scuole d'arte italiane, non c'è il possibilità. Ecco. Allora mi interessa capire se ti potresti definire per certi versi un autodidatta, in che misura, in che percentuale, e come invece negli ultimi 20-30 anni questa situazione è cambiata nelle scuole d'arte italiane, anche in accademia, dove tu invece queste discipline oggi non insegni. Allora, io autodidatta, allora, intanto io sono figlia d'arte, poi sono nata dietro alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, dove ci passavo tutti i venerdì là dentro. E a parte questo, autodidatta nel senso che effettivamente in accademia io ho scelto pittura perché era la scelta più versatile e quella che mi ha dato più possibilità di sperimentare ad ampio raggio e che si legava meglio a questo discorso dei new media. Perché effettivamente quando ho finito io nel 1996 non c'era nulla, niente. Quindi ho dovuto imparare a programmare, ho dovuto imparare i software, tutto da sola. Nel 95 internet non c'era, quindi nel 96 c'era per pochi, io nel 97 l'ho avuto subito con il modem a 28k, quindi proprio una cosa difficilissima. E l'unica cosa che c'era erano 4 libri in libreria sui principali linguaggi di programmazione e i principali software, quindi non c'erano community online, forum dove si potevano discutere problematiche sulle tecniche o sul codice, non c'era nulla. E quindi ho imparato, è vero, però è pur vero che questo discorso poi è andato di pari passo con la sperimentazione che si è avuta negli anni 90. Io ho acquistato subito il mio primo computer nel 96, andavo presso questi service che facevano stampa da blotter, plexiglass paintings, mi servivo
presso i loro computer perché ancora non avevo la possibilità. Poi alla fine di quell'anno ho acquistato il mio computer e l'ho visto subito come mezzo per fare arte dentro e fuori internet in continuazione. Quindi ho sempre lavorato con l'effimero e con il tangibile, contestuando e decontestualizzando tutti e due e analizzando anche proprio gli slittamenti di senso imprevisti generati dalle varie tecniche, tecnologie e codici utilizzati. Quindi la modellazione 3D è solo l'anticamera di quelle sculture, per esempio in marmo. Ho sempre dove l'opera 3D nel cyberspazio ha lo stesso peso artistico della scultura poi tridimensionale in marmo. Quindi questo. E il discorso dell'Accademia è andato un po', diciamo così, ma poi non ho avuto mai un'unica figura perché ho fatto 2 anni a Napoli, 2 anni a Roma con tanti professori di pittura diversi, così, quindi è stato un melting pot da questo punto di vista. Però per gli artisti come me che sono nati durante gli anni 70 e che hanno veramente attraversato il confine di un'epoca mediatica, il computer è comunque un mezzo che mi continua a incuriosire e mi affascina, cioè è da esplorare senza fine. È sempre, come ho scritto anche per il Festival di Camerino, la mia casa studio, il computer. Non importa dove io sia, basta che abbia il mio computer, è vero. Posso fare una domanda? Se mi incuriosisce. Come no? Sei stata mai su Second Life? Come no? Cioè, ho vissuto parecchio su Second Life e lì hai messo il tuo stato. Allora, lì avevo l'isola, sai che funzionavano queste sime, isole, sì. Paghi l'isola, eccetera. Ma non ci sono stata per chattare come avatar umano, ecco. Ho fatto lì 2 conferenze e poi ho iniziato lì, diciamo così, ad affermare questa passione per l'architettura liquida. Poi, vabbè, ovviamente omaggio a Marcos Novak, di cui avevo studiato già tutte le teorie, eccetera. Il mio interesse fondamentalmente è proprio per l'architettura e per come si modifica nel e dal linguaggio informatico. Quindi io sono affascinata da tutte le teorie proprio cartesiane, che Cartesio è stato il precursore del cyberspazio, e da internet come luogo, dallo spazio architettonico proprio, e come si può operare sullo spazio site specific per creare un altro spazio, dove, come in questo caso, no? Qui lo spettatore è entrato così, è chiamato a visionare 2 spazi che si uniscono e si autodefiniscono poi insieme, lo spazio classico del museo e poi lo spazio, quello architettato da me, come appunto dicevo prima, come un'unica in realtà aumentata, più che realtà, da esplorare in questa sorta di pluridimensionalità che si ha attraverso la realtà aumentata nel world drawing, nel virtuale, nelle altre installazioni. Forse vale la pena citare anche, non è in mostra, ma è un'opera di Carapassa realizzata con il linguaggio widget, che in realtà voi potete scaricare dal suo sito e avere nelle vostre tasche, dove lei sperimenta con uno spazio costruito all'interno di una widget e con il linguaggio widget, all'interno del quale ha ospitato tutta una serie di artisti, tra cui anche artisti, diciamo, tra virgolette, tradizionali, non tradizionali, sì. Ma... che oggi consideriamo tradizionali, come Tommaso Bing, quindi anche questa idea di sperimentare con lo spazio, ma anche di collaborare e sperimentare attraverso altre visioni, altre realtà, sempre in questa dicotomia tra spazio classico, spazio virtuale, perché è uno spazio virtuale costruito con la widget, ma diciamo dal sapore classico, no? Una stanza classica dove è una galleria virtuale, sotto forma di app, di web app, fondamentalmente. Esatto. Widget sono le app delle calcolatrici, quindi app molto leggere che si abitano il desktop. Che abitano l'interfaccia, la zona liminale tra il desktop e quel secondo. Sì, sono un po' software, un po' oggetti internet e un po' oggetti software, che traggono poi i dati da internet per riportarli nella nostra interfaccia. La Widget Art Gallery è stato un progetto pionieristico del 2008. È ancora in corso, certo, ospita però una mostra ogni 2 mesi perché è molto laboriosa come per me. Ci sono molte GIF. GIF. Sì. Allora, come diceva Elena, all'inizio ho così preso il momento, ho invitato tutti gli artisti miei coetanei con queste GIF da Lorna Mills, François Gamma, tutti questi che facciamo le GIF, eccetera, però ho ospitato anche progetti di audio, progetti browser anche attraverso la realtà aumentata, eccetera. E poi a un certo punto mi sono un po' stufata e ho fatto il contrario, ho cominciato a chiamare artisti, come diceva Elena prima, che normalmente lavorano con il tangibile e ho chiesto loro di traslare
fare, una questione di traduzione dell'opera. Ho chiesto loro di tradurre l'opera in termini digitali. Poi l'ho aiutato io a fare le GIF, perché loro comunque sono venute fuori mostre interessanti, no? Anche quello che lavorava con i film. La GIF, che è un linguaggio che abbiamo usato con internet, no? Si decodifica solo attraverso il passaggio di internet, e qui, come questo lavoro che vedete qui, invece è comunque compensato anche con una parte scultorea attraverso un processo di videomapping. Tra l'altro diciamo anche che è una scultura che sarà presentata in una bellissima mostra la volevano per forza qui da Valentina Dalmi e Rossana Rioverini, che è un'altra decontestualizzazione dello spazio, no? di linguaggi che appartengono al computer, quindi come se ci fosse questa necessità di portare fuori da uno spazio altro e cercare di ricontestualizzarle nel reale. Se qualcuno ha qualche domanda, curiosità, no, poi si potrebbe anche... Ci sono altre parole? C'è una parola molto bella che è disorientamento, non so chi l'ha scritta, quindi cosa hai provato? Chi è che ha provato questa sensazione di un molto immersione, prospettiva e disorientamento? Sì, alcuni hanno avuto nausea e anche peggio. Percettivo. Sì, beh, l'idea è sempre quella di esplorare l'architettura come interfaccia, passare, analizzare appunto dallo spazio della parete, passare, intraprendere il viaggio e passare oltre il limbo, la parete, esplorare quell'altrove digitale che è così ormai la nostra quarta dimensione. Quindi io, se uno, cioè, questo è il tuo esegeta, questo ti conosce bene perché dice architetture liquide, simultaneità di visioni e immersione, e qua tre capitoli del catalogo. Forse era meglio farli leggere in realtà, non leggerli io. Ma anonimo funziona sempre meglio. Trasformazione e lo spazio in uno spazio pieno di precisione e di nitidezza. Questo è un altro elemento, perché in effetti è uno spazio fatto di luce, no? Non è la luce che... Quindi se uno adesso li raccoglie e fa un'analisi innovazione, nuove percezioni, immersione nello spazio, regola, fantasia, armonia, insomma ce n'è di indicazioni che ci hanno dato i visitatori, no? Gli spettatori di spalle, o non solo. Poi dato che ci sono tanti ragazzi dell'Accademia, non so chiedere a Chiara, no? Prima c'erano poche fonti, poche adesso magari è ancora più difficile forse, no? Sì, perché c'è tanta offerta. Prima non c'era niente. Infatti chi mi dice, ma come mai non hai fatto il dottorato? Non c'era. Quello che non mi andava di fare un altro dottorato. No, c'è, ma costa 9.000 sterline. Il dottorato di Royal in Accademia. Sì, vabbè, lascia perdere, mettici una croce sopra. Finalmente. Allora, no. Infatti vanno in Spagna. Il dottorato in Spagna, Portogallo. Però no, nel 96 non c'era veramente, non c'era il dottorato in nuovi media. E c'erano, all'epoca non era un dottorato ma era un corso, quello di Roy Ascot alla Plymouth University, e adesso c'è anche il dottorato ma è molto caro, quindi è privato comunque, e quindi no, il mio approccio è stato completamente istintivo. Da quando ho comprato questo computer l'ho subito, come dicevo prima, visto come mezzo per fare arte appunto attraverso internet, però è stato così, tutto molto distinto. Adesso invece gli studenti possono solo che scegliere tra arti multimediali e tecnologiche, foto e video editing, l'audiovisivo, c'è tantissima offerta sia per le lauree brevi, dottorati, master, tantissimi master e specializzazioni varie, quindi non vedo un unico spazio di apprendimento, ma tanta scelta tra privato e pubblico c'è tantissimo, quello sì. No, qualcosa sulla vita collezionistica di queste opere, ma no, non in senso solo dura. Sì, in Italia, no, però anche in senso espositivo, non semplicemente diciamo di mercato, anche diciamo se ci dici qualcosa a parte alcune mostre tue che conosciamo, alcune occasioni collettive, insomma se effettivamente c'è anche un tessuto
di realtà, diciamo, nel quale questo lavoro vive in pubblico. Sì, allora intanto, come ben sai, io espongo il lavoro prettamente all'estero, perché questo, anzi io ancora ti ringrazio Claudio per questa opportunità che per me è stata importantissima, perché con Elena lo dicevamo da tanti anni, Roma è difficile fare questo, quello, invece alla fine, quindi esponendo e lavorando tanto all'estero, io ho la possibilità, adesso quest'anno ho fatto due volte la Svizzera tra Basilea e Zurigo, lì diciamo riescono forse meglio a organizzare il discorso della vendita, poi se lo vogliamo chiamare media art, ma alla fine non è media art, perché qui vendi una videoscultura, quindi vendi la parte tangibile come quella di Plexiglas che dicevi prima e il software dentro, quindi il collezionista compra la videoscultura provvista di tanto di software con le classi e certificato di opera unica, ma io do proprio anche il software al collezionista, che se lui lo perde dal dispositivo chiama un programmatore e lo fa rimettere o aggiorna le classi del software, non è un problema, quindi si può vendere. Purtroppo in Italia il problema è relativo alla tipologia di collezionismo che si sa è cambiato in tutto il mondo, il collezionista oggi è la multinazionale e quindi così noi siamo rimasti un po' bloccati, non vorrei dire altro. Però il grande tema è quello della conservazione. Ecco, infatti nei nostri atenei purtroppo manca, e questo è un advisor proprio, nei nostri atenei manca la figura del New Media Art Conservator, cioè noi stiamo lavorando tantissimo, ci sono tantissime opere di software art e di net art da restaurare e non abbiamo questa figura, sono rarissime perché sono figure di non difficili da formare, ma che hanno delle specifiche tecniche e teoriche abbastanza complesse da mettere insieme. Ecco, non è un ingegnere software, ma non può essere solo un artista, deve essere una persona che ha un po' di capacità tecniche, ma anche una grande conoscenza della storia dell'arte. Vanno lasciate delle istruzioni, a questo proposito ci sono i forum di John Ippolito, però questo si riferisce solo ai musei. I musei in America per la conservazione della New Media Art hanno adottato questo modello di John Ippolito per la conservazione e la ristrutturazione della New Media Art. L'artista lascia determinate istruzioni per simulare, emulare, per rifare, riorganizzare l'opera d'arte, quindi è abbastanza complesso. Ecco, anche qui l'Antonelli quando ha comprato SimCity, Tetris, Myst, ha comprato diciamo, questi videogiochi e li ha messi al MoMA. Appunto ha fatto questo lavoro complicatissimo di non solo di comprare il software ma di assicurare ai posteri il fatto che quel software possa girare sulle nuove macchine. Insomma è una cosa molto complessa, anche studiarlo anche per credo, un avvocato, insomma tutti i diritti che si intrecciano in questa cosa è una cosa a volte quasi forse anche che ti fa abbandonare a volte il progetto, no? Sembra un progetto troppo complicato, troppo allungato, con troppe variabili, e tanto che appunto sempre studiando John Maeda, lui questi dischetti che andavano solo su Macintosh, tra l'altro, degli anni 90, e che adesso praticamente non girano, no? Sulle macchine nuove, e il MoMA si è preoccupato di fare in modo che ci sia in una sala delle macchine che emulino il Mac OS 9, insomma, e comunque la difficoltà è enorme, e lui però intervistato ha detto che non gli importa. No, io mi sono conservata tutte le macchine, tutti i computer dal 96 in poi, quello S9, quello grigio, piccolo così, tutto conservato. Questo tutto, è l'unico. O ti conservi tutto, proprio archeologico, media archeologico. Bisogna anche lasciarsi andare all'idea che probabilmente con queste tecnologie le cose diventano anche facilmente obsolete. Non... Oppure migrano su una piattaforma di scambio, no? Su una piattaforma di scambio in cui perdi un elemento. O cambiano comunque la forza, ogni volta è una cosa diversa. Oppure rimangono video documentazione, questo è un dispiacere, però si pensa anche a un archivio interattivo, un archivio però. E bisognerebbe investire su questo, però sì. Investire anche con un po' di, anche andando incontro a che cosa serve poi all'utente,
non solamente con questa idea di conservare per forza tutto, ma di vedere come quando uno dei manoscritti è passato al libro stampa, dal libro stampa è passato all'audio, al video, cioè non puoi conservare tutto, però puoi conservare il germe di questa cosa, la cosa che veramente importa di passare alle generazioni successive, che non è tutto l'apparato che in fondo è contingente, no? Ma che cos'è che ti serve, no? Aver visitato l'Amazzonia, aver fatto una mappa, poi la mappa cambia, però hai fatto un'esperienza, lì hai visitato questo spazio, e questo tu devi passare, no? Poi, certo, bisognerebbe, insomma, fare un museo di queste cose più vivace. Mi sono trovata poco fa a restaurare una mia opera di software art che non l'aprivo da 8 anni, non si apriva più, sono rimasta lì, poi mi sono studiata la cosa, alla fine in 20 giorni l'ho restaurata, però comunque sono cose che portano via tantissimo tempo, bisognerebbe invece investire, i nostri atenei dovrebbero investire su questo. Certo, e poi comporta anche comunicazione tra realtà diverse, perché ad esempio anche Raizom e Gianni Ippolito, questo Variable Media, hanno dovuto svolgere il Berkeley Museum, Film Archive, bisogna trovare anche omologarsi a dei linguaggi standard per avere comunque un linguaggio comune in relazione anche alla variabilità, quindi è il mondo che è cambiato, no? Ci dobbiamo sempre muovere in maniera trasversale, quindi non c'è più la settorialità, anche quella che noi chiamiamo settorialità, anche New Media Art è benissimo perché fa riferimento a New Media, però in questa convogliono tantissime cose, no? Come su internet, diciamo, si sintetizzano tanti mezzi e tradizioni che vengono virtualizzati, ma che, come il tuo lavoro dimostra, poi possono tornare, diciamo, nell'essere rimaterializzati in altri. Di conservazione, la documentazione è anche molto importante, no? Perché comunque appunto per un lavoro fatto negli anni 90, cosa significava realizzare un lavoro negli anni 90, no? Creare un lavoro, cioè come ci si confrontava con il sistema dell'arte, non è la stessa cosa di oggi. Tra l'altro questo libro, appunto, come dicevo all'inizio, conserva, recupera anche tutta una serie di appunti dal passato, proprio appunti in forma di sketch. Io prendevo appunti schizzando negli anni 90 e arrivando poi alle ultime pagine degli schizzi sono più misti alla modellazione 3D dove io intervenivo con lo sketch, poi con questi iPad, con la penna capacitiva, quindi alla fine è cambiato anche il modo di progettare sicuramente, di interagire con lo spazio della progettazione. E si conclude con un'intervista di Elisa Genovesi a Chiara Passa, che appunto dà la parola all'artista, che racconta cosa significava sperimentare all'epoca, cosa significa sperimentare oggi e quali sono le prospettive. Qualcuno ha qualche domanda? Una domanda. Questa è una mostra che vogliamo SVR, mostra gli spazi tridimensionali, come gli spazi fisici, gli spazi tridimensionali e gli spazi digitali che stiamo sempre diffondendo, no? Ora io mi chiedo, in un'epoca, che è l'epoca appunto del net 4.0, quindi nell'epoca in cui più veloce, ma oltre il net 4.0, capito? No, pensavo sintetizzare. Mi dicevo, in un'epoca in cui appunto diventa sempre più veloce, soprattutto la realtà e internet si fondono sempre di più come nelle peggiori storie, no? Mi chiedevo quanto rimarrà attuale una mostra del genere che è pensata per essere ultramoderna, ultracontemporanea, ma in un'epoca... Ma chi ti ha detto che è pensata per essere ultramoderna e ultracontemporanea? Una cosa che tratta di temi sicuramente di recentissima scoperta, per quanto continuerà ad essere ancora attuale in un'epoca in cui la tecnologia cambia, cito, no? In cui la tecnologia cambia in maniera esponenziale anche adesso, questa era la... No, dico, intanto appunto non vuole essere una mostra attuale, non vuole essere una mostra, no, è una mostra anzi che mette assieme un corpus di lavori molto tradizionali,
che maturano da una ricerca che è stata a sua volta attuale, ma attuale perché è nata, no, tu mi correggi se sbaglio, da una spontanea curiosità di conoscere ciò che non è visibile. Sì, ma lui ce l'ha con il mezzo, il problema è il mezzo, non è il mezzo, tu non ti preoccupare del mezzo, esatto. New media domani è vecchio, tanto domani uscirà un altro viso. Se pensiamo alle sperimentazioni sulla realtà virtuale degli anni 60, un caschetto pesava 10 kg e ancora un... quindi non ti preoccupare di ciò che è vecchio, no, sicuramente domani ci sarà un caschetto ancora più leggero di quello, di quell'altro, no, va tutto di pari passo con le nuove tecnologie. Anch'io negli anni 90 producevo, no, per risponderti, producevo opere immersive con i mezzi di allora, che erano fondamentalmente proiezioni VIMAR, cielo-terra, tipo The Cave, che avvolgevano lo spettatore che non era ancora immerso e dove poteva interagire con uno spazio in continua trasformazione. Quindi tutto va di pari passo con le nuove tecnologie. Sicuramente questo un domani sarà vecchio, come dici tu, come pensi tu, ma non è la mia preoccupazione per niente. Tanto domani avremo un telefono che non sarà più quello di oggi, capito? È normale questo evolversi della tecnologia, no? Poi quando... Ci sono altre domande? Però questo poi tra l'altro è la cosa che spesso confonde, no? Cosa ci si aspetta da una mostra di arte e tecnologia? Ci si aspetta che sia... futuristica rispetto alla tecnologia, non lo è mai, cioè per chi si occupa veramente di tecnologia, anzi è il contrario, semmai cerca il tentativo di rendere visibile qualcosa che non è visibile. Nel caso di Chiara appunto è lo spazio e nel suo rapporto con i visitatori anche quest'idea di frammentazione dello spazio, no? Nessuno di noi ha la possibilità di vedere lo spazio nella sua interezza, in questo caso lei include anche gli spazi che sono oltre a quello fisico del muro, diciamo, quindi è... Sì, è perfetto, no, nel senso sull'utilizzo per esempio di quei visori che come ben sai non sono l'ultimo ritrovato della virtual reality technology, quei visori, il Google Cardboard, io anche ho Oculus Rift, tante cose eccetera, ma trovo molto versatile il Google Cardboard come mezzo perché poi dopo lo puoi trasformare, lo puoi adattare, non potresti mai fare un'installazione del genere usando l'Oculus Rift o il... no, è talmente versatile e diventa, poi l'ho trasformato in video installazione site specific, quel Google Cardboard, quindi è decontestualizzato e riutilizzato quel mezzo, lo trovo versatile perché è ultra leggero, lo puoi mettere dappertutto, no? Ecco, quindi magari tu hai pensato, ha usato un mezzo che già è vecchio per quello che c'è oggigiorno, però 2 mesi fa ho fatto una mostra a Zurigo dove c'era l'ultimo Vive da 5.000 euro perché mi serviva per una scultura totalmente immersiva con più sensori, eccetera. Questo dipende poi dal progetto ad hoc che uno utilizza. Guarda, anche questi proiettori non sono l'ultimo ritrovato della tecnologia, eppure però, capito? È l'idea quella che conta, quella che c'è dietro poi. Ci sono altre domande o osservazioni? Io ho un'osservazione perché è una domanda. No, perché ho notato con piacere qui, già ho visto una proposta di Rapassa, per cui il modo in cui pone questi due ambienti, virtuale e reale, in relazione, lo fa creando un altro ambiente in questo caso, quindi diciamo non ci sono i visori a volte solo per essere un visore, ma è come se fosse una porta d'accesso, almeno io la interpreto così, sì. Per cui anche questo modo di creare l'unione tra le due strutture, come se ci fosse un trilemma scultore, diciamo, spaziale, quindi mi piace molto questo modo di porre in relazione di spazi fisici e non fisici, ma anche il mezzo attraverso il quale tu passi da uno spazio all'altro, che occupa anche esso stesso uno spazio. No, vabbè, tu è vero che mi conoscevi, no, è così, è tutto un discorso sullo spazio e su questa, la maggior parte delle mie opere si comportano proprio come delle membrane, in effetti, sì.
da vari punti di vista, sia questo world drawing qui dietro, sia attraverso la realtà aumentata che attraverso la realtà virtuale. Quindi sì, l'idea è proprio quella di immaginarci un altro spazio. Poi gioco sempre con l'idea del micro, macro dimensione, infinitamente piccolo, infinitamente grande, un commento in contrapposizione, però cerco sempre di fondere. E anche, come hai detto tu, l'idea dell'interfaccia, cioè ormai l'interfaccia quasi sta scomparendo, ormai è scomparsa dal nostro mondo reale e quello virtuale. Noi spendiamo sempre più tempo vero in termini digitali e virtuali, quindi siamo sempre più interconnessi e quasi scomparsa. Sì, infatti, cioè, dalla mia vista sicuro. Dalla mia vista sicuro, ormai, infatti non ci vedo più il caso. Io dico anche, forse bisognerebbe aggiungere, è stata anche una bella collaborazione tra Accademia e Università con i ragazzi, no? Perché sì, non è stato solo il classico progetto, è stato un progetto da museo laboratorio, no? Cioè da progetto laboratoriale anche nel suo, esatto, anche nel suo farsi. Io dico, se non ci sono domande, magari si potrebbe cominciare a vedere la mostra, e poi se ci sono domande si... Ottimo. No? Va bene, sì. Penso che... Bene. Ci siamo di tutto. Sì, grazie. Grazie.